Ben ritrovati, appuntamento con A Tutto Campo. Arezzo inarrestabile dunque in casa, ha avuto la meglio del Piacenza, che comunque era una delle squadre migliori, era la terza squadra per punti esterni, aveva vinto 3 volte fuori casa, una squadra insomma anche di esperienza, come dimostra anche l'età anagrafica di gente come Matteassi, di Cazzamalli che è entrato nel secondo tempo, e l'Arezzo segnando subito e su questo ha costruito questa vittoria, e in casa l'Arezzo ha fatto più punti di tutti anche dell'Alessandria. Io saluto Edoardo Masciangelo che torna con noi, Buonasera a tutti. Buonasera. ci eravamo già visti nel passato campionato, siamo dei pochi reduci diciamo della scorsa stagione. Saluto Matteo Marzotti, bentornato, e ritroviamo Giorgio Ciofini, Ciao a te, Fabio. collega, amico, che ci parlerà anche di questa sua terza opera della serie, Il Can de' Svizzeri. Magari dopo faremo vedere questa locandina. Ci sarà la presentazione venerdì prossimo alla libreria Mondadori in via Roma ad Arezzo. Allora, cominciamo da Edoardo. È una vittoria questa che, unite anche alle prestazioni, perché comunque le prestazioni di Cremona e Alessandria, anche se ovviamente sono arrivati risultati negativi, però un po' di consapevolezza forse ve l'hanno data, no? Anche del vostro valore, in più questa vittoria con il Piacenza. Assolutamente sì, è una vittoria che conferma che la classifica attuale ci rispecchia totalmente. Il fatto che siamo terzi la dice tutta. Veniamo da un grande inizio e adesso dobbiamo continuare così su questa strada. Partita dopo partita ce la metteremo sempre tutta e dobbiamo veramente continuare così perché anche dopo la partita di ieri abbiamo dato un segnale importante che noi stiamo lì sopra, ci vogliamo essere e fin dove è possibile ce la giochiamo. Ecco, si è percepito con il Piacenza che, come dire, fino alla fine l'Arezzo non ha mai mollato, nel senso, no, ha chiuso ogni varco fino agli ultimissimi minuti. Non so se sentivate o questo fatto, no, di qualche rimonta, che poi l'altra settimana abbiamo fatto i conti, alla fine comunque l'Arezzo tra rimonte fatte e rimonte subite era in vantaggio di un punto a favore, quindi perché l'Arezzo ha subito rimonte ma ne ha fatte anche, no? Però questo fatto comunque ogni tanto di aver preso gol anche nel finale, ieri si vedeva proprio che ognuno di voi ci ha messo veramente tanto per evitare magari qualche delusione nei minuti finali. È vero, è vero. Lo dice anche il fatto che comunque di occasioni da gol così nitide loro non ne hanno avute. Penso abbia inciso veramente molto il fatto anche che siamo andati in vantaggio dopo 5 minuti, quindi l'inerzia della gara è un po' cambiata. Cioè magari noi all'inizio potevamo pensare di fare la partita giocando in casa da Arezzo. Dopo 5 minuti siamo andati in vantaggio con un gol di Matteo Solini, quindi diciamo, l'inerzia della gara è cambiata e loro sono stati costretti diciamo, a fare più la partita. E noi devo dire che siamo stati bene a tenere il campo, siamo stati molto bravi a tenere il campo e a non concedere così tante occasioni e quando c'era la possibilità anche di ripartire. E credo che abbiamo amministrato molto bene il vantaggio e ci siamo portati a casa questa vittoria che è stata importante. Matteo, Franzini aveva previsto alla vigilia che sarebbe stata una gara ricca di occasioni, e invece è il contrario, nel senso che alla fine quella di Solini forse è stata la vera unica occasione della partita. Sì, forse se non ci fosse stato quel gol nei primi minuti, poi ovviamente parlando con i se, con i ma, è sempre difficile poter ipotizzare quello che sarebbe potuto accadere. Però poteva anche scappare fuori un'altra partita, come avevamo visto magari con la Pistoiese, quindi magari una partita più, tra virgolette, ignorante, più una partita fisica che non di tecnica. Però tutto sommato credo che alla fine aver vinto 1-0 abbia voluto dire molto di più che non vincere in goleada, al di là del fatto che le occasioni per vincere in goleada non ci sono state, però vincere 1-0 andando in vantaggio dopo 5 minuti e poi tenendo botta fino alla fine, perché poi io sono d'accordo con Franzini, perché nel secondo tempo comunque Piacenza aveva alzato il baricentro, era molto nella metà campo dell'Arezzo, l'Arezzo come aveva già fatto con il Livorno ha tirato fuori una buona prestazione soprattutto dalla cintola in giù, quindi per una squadra che subisce rimonte, ha subito rimonte, questo sicuramente è un valore aggiunto. La cosa più importante è dopo i 3 punti di ieri. E Giorgio, tra l'altro in casa, a parte con il Renate, sono state tutte vittorie di misura. Quasi che quando l'Arezzo va nel doppio vantaggio, a volte forse c'è un eccesso di sicurezza, e invece stando così diciamo sul filo, come abbiamo visto ieri, no? Ho letto qualche tifoso addirittura ha paragonato
la fase difensiva di ieri al primo anno di Capuano, no? Quando certe vittorie in casa arrivavano in questo modo. Beh sì, ieri è stata la prima volta, però devo dire, sì, perché di solito l'Arezzo crea tante occasioni e fa un gol solo, però ne crea tante, poi qualche volta purtroppo lo prendiamo e allora cambia anche il risultato, e questo però, come hai detto giustamente te, bilanciano le rimonte alla fine del salmo, insomma si bilanciano le rimonte con invece le sconfitte o i pareggi rimediati all'ultimo. E, sì, ieri hai ragione, ieri è un Arezzo diverso, è stato un Arezzo che è stato più sulle sue, che non ha cercato tanto di raddoppiare quanto di conservare quel gol di vantaggio, che è stato fondamentale perché tatticamente ha impostato la gara secondo me a vantaggio dell'Arezzo. Il Piacenza, io ho avuto modo di vederlo, è una squadra che gioca molto in contropiede, quindi quando non è in possesso di palla si ritira e poi riparte molto velocemente. Questo gioco è chiaro, non l'ha potuto fare, quindi credo che quel gol di Solini, a proposito lo voglio sottolineare questo, Solini è stato non solo molto importante nelle ultime partite perché ha sostituito molto bene il titolare, ma ieri è stato decisivo, quindi secondo me è stato l'uomo della partita. Insieme a Milesi voglio sottolineare la prestazione anche di Milesi e del qui presente Masciangelo, che secondo me insieme ad Arcidiacono forse sono stati i migliori ieri. E comunque, ecco, sì, è vero, è un Arezzo anomalo, però insomma quello che conta sono i tre punti nel calcio, e quindi ieri li abbiamo portati a casa. Sentiamo allora Sottili proprio al termine della gara, sentiamo che lettura fa di questa partita. Secondo tempo siamo stati ordinati, abbiamo avuto una pecca, abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo quando potevamo mettere in condizione un giocatore di trovarsi davanti al portiere. È chiaro che quando trovi un avversario con tanti centimetri come il Piacenza nei minuti finali, dove vanno a buttare questa palla, dove arrivano anche sull'esterno e riescono a mettere qualche pallone dentro, qualcosa concedi, qualche situazione magari sporca, perché occasioni pulite, nitide, non ne hanno avute, però abbiamo saputo soffrire, come c'era successo anche a Livorno, come c'era successo poi dopo anche nei minuti finali a Pistoia, perché le occasioni da gol le avevano avute prima, non le avevano avute nei minuti finali, quando invece a 30 secondi alla fine siamo poi capitolati. Però in tanti piccoli particolari abbiamo ancora la necessità di migliorare, perché questa è una squadra che ha la possibilità per poter soffrire ancora meno rispetto a quello che ha sofferto oggi contro un ottimo avversario, perché Piacenza mi ha veramente fatto un'ottima impressione, sia dal punto di vista delle idee, della qualità della manovra, ma anche dal punto di vista della tenuta atletica, e questo dà ancora più importanza a questi tre punti. Ve l'avevo detto anche prima di Pistoia, ora abbiamo due trasferte, è l'ora di incominciare a portare qualcosa in più da fuori casa rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Ecco, siete riusciti però ad annullare una delle potenzialità del Piacenza, che è molto bravo negli inserimenti, l'aveva detto anche Franzini che voleva puntare su quello, però praticamente a parte qualche cross pericoloso, però insomma hanno fatto proprio niente. Sì, sono stati bravissimi soprattutto Foglia e De Feudis ad assorbire gli inserimenti fino quasi alla linea dei difensori e poi a mollarli per non portare al tiro Trogordò da fuori area, che è veramente uno specialista nelle conclusioni da lontano. In questo sono stati particolarmente bravi, e un po' magari forse anche il gol che abbiamo trovato a inizio gara ha costretto i nostri avversari a fare un pochettino di più la partita rispetto a quello che forse avevano in mente. Però ciò non toglie che quando siamo riusciti a giocare da dietro, quando siamo riusciti a fare 4-5 passaggi consecutivi, siamo sempre stati in grado di arrivare negli ultimi 30 metri. Questa è la strada che ci deve accompagnare, la strada da percorrere, abbinandoci agonismo, abbinandoci
quella voglia di andare a riconquistare la palla che poi agevola tantissimo il lavoro dei difensori. Ragazzi, ha battuto il Piacenza, comunque ha giocato delle ottime partite al di là del risultato, anche con chi al momento si trova nei primi posti della classifica. Che cosa vuol dire questo a livello anche di consapevolezza? Beh, vuol dire che abbiamo la possibilità di fare un campionato da protagonisti, perché per me fare un campionato da protagonisti vuol dire riuscire a stare con continuità nelle prime cinque. Ci sono altrettante squadre importanti, però noi guardiamo quello che è il nostro cammino, il nostro percorso. Abbiamo ancora la necessità di crescere sotto tanti piccoli particolari, sia in fase difensiva che di gestione della gara, però è un gruppo che ha voglia di migliorarsi, è un gruppo che sta bene insieme, non ci sono prime donne, non ci sono calciatori che antepongono l'io al noi, e questo sicuramente agevola tutto il lavoro dello staff tecnico e ci dà la possibilità di poter scegliere con la massima tranquillità in un gruppo formato prima di tutto da uomini, da grandi professionisti e da ottimi calciatori. Ecco Edoardo, tra l'altro l'Arezzo è riuscito a come dire, venire fuori da queste due gare, quella con la Pistoiese, che forse non so se possiamo definire tra le più, ecco, meno brillanti, diciamo, delle altre di campionato, e nonostante questo comunque ha rischiato di vincerla. E poi in Coppa Italia in settimana era passato in vantaggio, insomma, poi non è riuscito a chiudere, alla fine è uscita ai calci di rigore. Era stata quindi una settimana un po' di delusioni, però si è visto fin dai primi secondi, quando siete scesi in campo, che volevate proprio rifarvi subito. Sì, c'era grande voglia di riscatto dopo il pareggio proprio nel finale contro la Pistoiese e per la sconfitta in Coppa Italia rigori con il Tutto Guoio. Eravamo carichi come lo siamo sempre, ma non penso delusioni, perché comunque sia, guardando la classifica, alla fine i risultati contano e quel che conta è che siamo terzi, quindi a livello di delusioni penso non ce ne siano state. E noi siamo sempre a disposizione giorno dopo giorno, ogni allenamento, e siamo sempre carichi, e questa carica e determinazione l'abbiamo tirata fuori ieri domenica contro il Piacenza, e ci ha portato a casa, abbiamo portato a casa la vittoria. Tra le chiavi della partita, Sottili ha detto: non abbiamo fatto tirare il Tacordò, ma neanche è stato messo in grado, poi, perché lui, insomma, è questo regista arretrato che a quanto pare, peraltro, è seguito anche da squadre di categorie superiori. L'anno scorso era in D, ma insomma è un giocatore fondamentale per questa squadra, e ieri effettivamente era un po' l'origine del gioco, e Piacenza non riusciva quasi mai a fargli partire, insomma, a fargli fare quello che sa fare, no? Il merito è proprio anche dei due foglie di Ferris che erano lì davanti alla difesa. Sì, sì, assolutamente. In settimana il mister ci aveva fatto vedere parecchi video sulla squadra, sul Piacenza, che si era dimostrata molto pericolosa anche vedendo le azioni, gli highlights delle partite precedenti, e spiccava proprio questo elemento, Tocardò, che è dotato di un grande piede, di un grande destro, e noi siamo riusciti ad arginarlo con i nostri due centrali davanti alla difesa. E anche Matteassi, che nonostante sia un 79, però insomma, corre, è un giocatore che è sempre stato tra i più pericolosi del Piacenza, gli ha avuto due o tre azioni in cui poteva esserlo, però molto meno che nelle altre partite, no? Era un giocatore importante, il mister ce l'aveva detto in settimana, infatti era un giocatore d'esperienza, lo si vedeva in campo, io me lo marcavo, e lui anche in area di rigore faceva giochetti, ti prendeva per l'avambraccio, non ti faceva partire, insomma si vedeva che era un elemento di esperienza. Ed era molto bravo. E poi questo fatto, Matteo, delle letture delle partite diventa nel calcio di oggi fondamentale, no? Perché come gli altri studiano l'Arezzo, sicuramente qualche misura gliela avranno presa, qualche effetto sorpresa all'inizio, che so, gli scambi continui tra Yanga e Arcidiacono, insomma, e anche per l'Arezzo in questo caso è stato determinante capire il Piacenza, no? dove poteva far male. Sì, anche se va detto che era un po' da martedì che si sapeva come avrebbe giocato il Piacenza, perché si sapeva che avrebbe mantenuto invariato questo 11 titolare. Sicuramente però è stato anche un lavoro sporco quello, come hai detto tu, insomma, fatto su Tocardò, ma soprattutto molto bene, perché un po' quello che era il timore mio, ma penso anche di altri, erano questi centimetri
degli attaccanti o comunque proprio della squadra del Piacenza fisicamente erano sicuramente più alti. C'era questo timore magari su specialmente le palle alte dentro l'area di rigore, cosa che alla fine sì, ci sono state ovviamente delle occasioni, però non sono state occasioni poi così nitide che hanno chiamato Benassi a qualche intervento, insomma, come invece avevamo visto a Pistoia. Sentiamo allora Franzini, che è un allenatore tra i più interessanti, ha vinto 4 campionati, ha vinto il campionato con tutte e due le squadre di Piacenza, sia il Pro Piacenza che il Piacenza, ovviamente squadra più blasonata. Allora sentiamo, e non giudica perché dice non l'ha visto, l'episodio con cui sul quale ha protestato il Piacenza proprio su un tiro di Taekwondo. Sentiamo. Ci è mancato il colpo decisivo in area di rigore, sono passate tante palle basse, alte, secondo palo, primo palo nell'arco della partita, soprattutto nel secondo tempo, però non abbiamo mai avuto né la lucidità né la bravura di trovare la zampata decisiva, perché chiaramente il gol a freddo ci ha un po' condizionato. Il primo tempo infatti siamo riusciti ad avere qualche possibilità, qualche occasione, ripeto, con palla dal fondo ma senza pungere tanto. Secondo abbiamo preso in mano il panino del gioco e onestamente anche senza poi tirare in porta in modo troppo pericoloso, però senza neanche più rischiare niente, soprattutto nel secondo tempo ci è mancato il colpo finale in area, perché i palloni ne sono passati veramente tanti. Ma sì, mi aspettavo, perché probabilmente poi anche la rete è stata condizionata dal gol a freddo, per cui dopo anche loro chiaramente favorevole, però dopo nel secondo tempo un po' magari la tensione, anche loro la paura di vincere come capita in questo momento, si sono tirati dietro, si sono difesi e hanno fatto quello che dovevano fare. Secondo me è chiaro che per noi diventava difficile prendere gol dopo 3 minuti contro una squadra così forte e venire a recuperare. Ci abbiamo provato, ripeto, anche con grande intensità e anche con grande intelligenza. Comunque abbiamo, ripeto, rischiato pochissimo nel secondo tempo. Ha detto per 20-25 minuti, non è arrivato nella nostra area, quasi neanche nella nostra metà campo. Però noi purtroppo, ripeto, ci è mancato quello che abbiamo avuto altre volte, ma che ogni tanto ci manca. Quindi tanti palloni, tanti sforzi per arrivare sul fondo e mettere queste palle e poi non avere, ripeto, il colpo per metterla dentro. Ecco, quel gol iniziale sul quale Larezzo ha costruito poi la vittoria ha forse impedito anche che si realizzasse la previsione, no, di una partita con tante occasioni da gol, perché tolto quello probabilmente non c'è stato altre occasioni particolari. Esatto, hai ragione, perché comunque stavamo facendo la nostra partita e Larezzo la sua, cercando di con le proprie armi di ottenere il risultato, e secondo me sarebbe stata una partita aperta. È chiaro che il gol ha ritratto un attimo l'Arezzo, l'ha fatto stare un po' più sulla difensiva. Di occasioni ce ne sono state, però di potenziale o comunque di tante di situazioni pericolose sono state tante. Potevano essere occasioni, probabilmente, se come diceva lei, non ci fosse stato il gol iniziale. Ecco, Piacenza ha contestato su quella conclusione di Taekwondo su cui c'è stata una deviazione col braccio. Ma io non l'ho visto, mi hanno detto adesso che dalla TV era clamorosamente a rigore, però ce ne danno pochi, ce l'hanno dato lunedì nel posticipo il primo rigore, non ho visto, però dicono che era clamorosamente rigore, non so, però io non l'ho visto, non vi posso aiutare. Eccoci tornati. Alla prima della pausa abbiamo sentito Franzini, io non ho visto l'episodio del rigore, chi l'ha visto insomma probabilmente in streaming dice era netto. Tu hai visto qualcosa? Io non ho visto nulla, che ero preso dall'azione e non ho visto nulla. Anche rivedendolo a me così netto non mi è sembrato, insomma, visto così in presa diretta, però no, Giorgio? Anch'io non l'ho visto dagli spalti, francamente, perché era una mischia. Comunque le dichiarazioni di entrambi gli allenatori sono state, diciamo, molto cavalleresche. Sia al Sottili, che ha detto che addirittura il Piacenza è la squadra che ad Arezzo gli è piaciuta di più. Del resto sono tutte squadrette ad Arezzo, le abbiamo affrontate tutte in trasferta, quelle forti. E il resto, anche Franzini, hai visto anche nell'episodio del rigore, è stato molto, diciamo così, cavalleresco anche lui e contenuto. Io credo che comunque ieri forse abbia... cioè l'Arezzo abbia controllato anche perché il Piacenza, che è una bella squadra, però a parte Taekwondo, che può tirare la botta da lontano, davanti a due aveva un attaccante solo, tra l'altro secondo me non di quelli che mettono in crisi i nostri difensori, perché forse andiamo in difficoltà più con gli attaccanti svelti, rapidi, che con quelli
che hanno quelle caratteristiche di, che non mi ricordo come si chiama, il centravanti di Razzitti, di Razzitti, che è un centravanti di sponda, ma non ha grande, ha buona fisicità, ma dicevo ieri Milesi e l'altro hanno, lo hanno controllato benissimo, e Solini, e quindi credo che anche questo abbia avvantaggiato l'Arezzo, come dicevo prima, oltre al fatto che abbiamo segnato per primi. Abbiamo parlato delle altre squadre, leggevo prima le dichiarazioni dell'allenatore del Siena Colella, che ha perso a Cremona, gol di Brighenti a circa 10 minuti dalla fine, e secondo Colella le Sabbie Cremonese sono tre spanne addirittura sopra tutte le altre squadre, con gli scontri diretti questo non, per la verità non si è visto, poi alla lunga diciamo i risultati, il divario che c'è al momento, no, tra le prime due e il resto sembrerebbe dire questo, ma affrontandole, vedendo la partita, io sarei pronto a dire che non è così, proprio non è proprio così, anche perché al di là del risultato a Cremona noi abbiamo avuto, diciamo, abbiamo giocato per 85 minuti senza concedere nulla, e al di là della sconfitta poi dei minuti finali, penso che una partita vada vista nel globale. E penso che nessuna squadra come noi vada a fare a Cremona la partita per 85 minuti, al di là delle disattenzioni che poi sono venute a esserci nei minuti finali. E questo però sta a significare che queste spanne che lui dice di vedere più alte rispetto a noi Arezzo, secondo me non ci sono. E ripeto, anche ad Alessandria invece abbiamo fatto un'ottima partita, l'abbiamo tenuti lì e poi il risultato è andata così, però la partita, la prestazione c'è stata e assolutamente non ci hanno messo sotto, anzi siamo stati noi rispetto a loro a fare la partita. Quindi non sono d'accordo assolutamente. Matteo, abbiamo visto vari difensori, un po' per diciamo motivi di infortuni, squalifiche, eccetera. Quindi abbiamo visto una serie di centrali, l'abbiamo visti tutti praticamente, no? Ora Solini, oltre al gol, sta facendo molto bene, come stava facendo bene Muscat. Quindi adesso quando ritorna anche Sirri, che cosa sceglierà Sottili? Perché alla fine, insomma, diversi hanno dato garanzie. No, mi viene da fare anche un ragionamento, sì. No? A inizio stagione, quando c'era il calciomercato, ci divertivamo un po' tutti a fare la probabile formazione, sì, dell'Arezzo, no? E tutti davamo Luciani, Milesi, Sirri, Sabatino, e poi ora abbiamo Edoardo che sta giocando con merito, e poi abbiamo Luciani che gioca anche perché sta facendo gli straordinari, perché insomma, va, lo capisco, ha 18 anni, quindi... e non è tra l'altro il suo ruolo, è lui che nasce come centrocampista, però di buono c'è questo, che comunque al momento quelle che erano scelte che sembravano scontate si sono rivelate non così scontate, e soprattutto chi è entrato non ha poi fatto vedere tante cose diverse dagli altri, cosa che invece sulla carta sembrava ci potesse essere un divario, anzi sono state belle sorprese proprio dalla panchina. Io credo che quando rientrerà Sirri sicuramente potrà tornare tra i titolari, non dimentichiamoci però che sulla testa di Sirri pende una diffida e quindi potrebbe rientrare, però dovendo fare attenzione al cartellino giallo. Muscat, piacevolissima sorpresa, e poi Solini ieri che ovviamente ha segnato e il gol ha dato anche maggiore sicurezza, insomma in generale alla sua prova, l'abbiamo visto anche più disinvolto nel momento in cui andava ai contrasti, soprattutto a livello fisico, no? Perché Razzitti era un cliente scomodo. Sentiamo allora proprio Solini e anche Arcidiacono. Sì, era una partita importantissima, fondamentale, eravamo a pari punti e niente, sono contentissimo per il gol che ho fatto, perché insomma il Piacenza era una buona squadra, siamo riusciti a sbloccarla e siete stati bravissimi fino all'ultimo a tenere il risultato fino alla fine, e niente, sono contento. Allora, lontano qua dal comunale, allo stadio, insomma, qua è casa nostra, i tifosi ci danno una mano incredibile, ci sostengono sempre, e fuori casa dobbiamo cercare di essere più compatti, perché comunque settimana scorsa sono stati bravi e ci è mancato quel pizzico proprio alla fine, un po' di malizia negli ultimi 30 secondi,
però secondo me siamo sulla buona strada e sono sicuro che faremo bene. Ti stai ritagliando un ruolo in questa fase di campionato importante, no? Perché comunque anche oggi hai fatto molto bene al di là del gol. Sì, sono contento della mia prestazione, abbastanza, e niente, io cerco di far bene ogni volta che mi chiama in causa, partita dopo partita, e niente, mi concentro partita dopo partita e basta. Non penso ad altro, insomma. È il tuo terzo gol, credo, in campionato, l'ultimo con la Reggiana 2 anni fa. Sì, è stato 2 anni fa a Reggio e sono contento di aver rifatto gol perché, insomma, era da un anno e passa che mi mancava. E niente, il gol lo dedico soprattutto alla mia ragazza e a tutta la mia famiglia che mi stanno sempre vicino e mi aiutano. Secondo tempo abbiamo fatto una partita da squadra, è successo anche a Livorno, così, quando eravamo in finale in America. Questa partita qua ci fa crescere ancora di più e ci rafforza, perché il Piacenza ha fatto una grandissima partita. Il secondo tempo noi abbiamo reagito da squadra vera. Abbiamo giocato anche un po' sulle ripartenze, qualcuna l'abbiamo anche sbagliata, però l'importante è aver portato a casa 3 punti. Poi ci siamo sacrificati tanto, noi esterni, attaccanti, tutti quanti. Alla fine l'importante, come ho detto prima, è raggiungere l'obiettivo, che sono 3 punti, quindi va bene sacrificarci. Ecco, quanto ti manca questo primo gol stagionale? Mi manca tanto, però come mi dicono e come dico anche io, l'importante è che do una mano a Cesare. Se non faccio gol e vinciamo e mi sacrifico per la squadra, va bene così. L'obiettivo mio è quello del gruppo, quindi se io non segno e vinciamo, a me va bene così, va bene lo stesso. Soprattutto per il tempo è stato un bel duello con Sciacca, no? Nel senso, da una parte e dall'altra. Sì, lui giustamente quando spingeva, io non sono un difensore, cerco di difendere il meglio possibile, poi dalla parte di là sono un po' più avvantaggiato. Però va bene, dai, ci sta, si fa facendo un'azione per uno, l'importante è che è andata meglio a noi. Senti, parlava di sacrificio, magari ci si aspettava da te, e lo fai vedere le tue doti offensive, però sei diventato molto importante proprio come, diciamo, tra virgolette, primo difensore. Sì, io nasco per giocare più avanti, nel senso, nella mia carriera ho sempre giocato più avanti. A me non mi è mai capitato di fare 12 partite, la tredicesima, e non fare gol, però... Cioè, non mi importa più di tanto. Io ho detto, mo fa assist, sto a recuperare qualche palla dietro, per me è sempre importante, perché vuol dire che sto aiutando la squadra, e aiutando la squadra per me va bene. Qua ci sono 3 partite di fila, tu mi dirai, le gare sono tutte difficili, però insomma sulla carta sono 3 partite che potrebbero far fare all'Arezzo un cambio di passo ulteriore. Sì, è normale, però sinceramente io sto pensando già alla prossima, non penso alle altre due. C'è da recuperare la fatica di oggi, perché abbiamo fatto tanta fatica. E niente, essere consapevoli che siamo una buona squadra e forse dobbiamo cominciare a vincere anche fuori casa. A parte, abbiamo avuto un po', forse un po', manco un calo di concentrazione, perché a Cremona abbiamo dominato tutta la partita, sai, poi mettendo palle sopra trovano il gol, ha visto la palla lì, hanno fatto passare una palla involontariamente, ma non ci sono stati errori individuali, capito? È stata tutta, come sai, come si butta palla avanti e costruiscono azioni gol, quindi ci può stare, però forse a quello che è mancato un po' di esperienza, dai, un po' di esperienza a tenere più la palla, come a Pistoia stesso, che l'ultimo minuto dovevamo tenere più palla, dovevamo essere un po' più cattivi in questa cosa qua. Poi niente, alla fine anche fuori casa imponiamo il nostro gioco. Spero che alla lunga veniamo fuori anche fuori casa, perché la squadra c'è anche personalità. Io penso che alla lunga fuori casa prenderemo anche dei punti. Ecco, poi fuori casa, Giorgio, adesso ci sono 2 trasferte, Pontedera e in casa di venerdì tardo pomeriggio, in casa della Gian Erminio, poi partita in casa con la Lupa Roma e trasferta di Prato. In realtà sono 4 le partite che non è che sono già vinte, però insomma sono 4 partite che sì, sono ghiotte. Beh, di qui al giro di boa sono 6, no? Mancano 6 partite, sì, e nessun avversario oltre le primissime, sì, però questo da una parte ci deve ovviamente spronare a prendere molti punti. Oltretutto io penso che questa squadra davvero sia una casualità che ha fatto molti più punti in casa di fuori, a parte il fatto che fuori abbiamo incontrato le più forti, ma io credo che invece questa squadra sia molto adatta a giocare fuori, quindi io credo davvero che nel giorno di ritorno faremo
faremo dei punti fuori casa e quindi credo, sono d'accordo con te, che ora abbiamo un periodo favorevole, le prossime quattro, ma direi le prossime sei, da sfruttare abbastanza, perché a parte la Viterbese e il Giana, e la Giana, no? Che sono due squadre che vanno vanno bene, insomma tutte le altre sono squadre di fondo classifica, anche se l'Olbia, che anche se l'Olbia sta risalendo, è un po' come la Pistoiese, che sono due squadre che secondo me sono state fatte per fare bene. Però c'è la Viterbese d'altra parte che è in crisi, insomma, no? Sì, si è portato Sforzini e Spaghita. Una squadra che praticamente sta avendo un'evoluzione. Un infortunio che è abbastanza. Che sta disturbando il cammino della Viterbese. Sembra però che, io non lo so se rispetto agli altri campionati, Edoardo, sarà che siamo tornati a 20, non lo so. Però sarà sicuramente una trasferta difficile anche quella di Pontedera. Ma il Pontedera, visto con la Cremonese, insomma, è stata una. Pontedera, insomma, veramente modesto, è tornato alla vittoria. Però la sensazione è che ci siano due o tre squadre in fondo, cioè che il divario sia molto più alto, ecco, tra le prime e le altre, non come diceva Colella, invece ci sia un divario molto alto tra le ultimissime e il resto. Non so se hai questa sensazione. Ma io penso che in questo campionato ho avuto modo di stare in Lega Pro per 2 anni, sì. Uscito dalla primavera, sì. E mi sono accorto che veramente ogni partita non te la regala nessuno, non te la regala nessuna squadra la partita, tutti se la giocano, anche l'anno scorso era così e quest'anno ci sono state partite, ad esempio mi ricordo la settimana scorsa che la Racing Roma, che sta in fondo alla classifica, ha pareggiato con l'Alessandria, e comunque sia non è mai scontato il risultato, non credo che ci sia tutto questo divario effettivo. Matteo, poi ci sono situazioni anche societarie, una riguarda proprio la Lupa Roma, e situazioni anche un po' così particolari anche a livello ambientale e societario, no? Quindi questo fatto di essere voluti tornare a 20 per forza sembra che si sia veramente forzato con squadre che erano già retrocesse, che sono state ripescate, no? È successo un po' di tutto, però alla fine il livello, cioè che senso ha una Lega Pro per forza 20 se poi nelle 20 ci sono delle situazioni che poi falsano anche il campionato, perché alla fine no, è questo. Tra l'altro anche lo stesso Como, perché si verrà confermato il fatto che andrà deserta l'asta a gennaio, il Como si ritrova senza la società, si ritrova senza una squadra, che anzi si ritrova senza una dirigenza, addirittura col mercato bloccato a gennaio, anche quello vuol dire tra l'altro un mercato bloccato non tanto in uscita quanto in entrata, quindi si rischia di vedere veramente un campionato in un modo fino alla sosta del 30 dicembre, e poi vabbè, 22 giorni di sosta e si riparte il 22 a Siena. Anche questa, insomma, è una cosa un po' da capire, perché con tutto il rispetto, però anche una squadra di Lega Pro. Io mi rendo conto che 20 giorni di allenamenti, cioè, l'Arezzo, come le altre squadre, è impossibile che possano trovare anche una squadra per andare a fare da amichevoli. I dilettanti sono in campo dal 2 gennaio. Sono cose che veramente lasciano un attimino perplessi, cioè, no, nell'organizzazione. Sì. Hanno voluto imitare la Serie B o l'Inghilterra. A quel punto aveva più senso giocare a Santo Stefano, perché che senso ha giocare il venerdì venerdì prima di Natale? No? Come che senso ha giocare alle 8:30 tutte le partite, esatto, d'ora in avanti? Questo, quelle 6:30 già. Che andiamo all'inverno, insomma, cioè ci sono veramente delle cose inspiegabili. Sembra quasi che si divertano a fare delle, come li chiami? Le cavie umane sono in Lega Pro praticamente. Cioè, sì, no, in effetti. Cioè, anni fa si giocava alle 11 di mattina. Sì, no, anche cose di la trasferta di Bolzano dell'anno scorso. Comunque io volevo dire una cosa, io sì, credo, non sono d'accordo con quanto ha detto il mio amico Masciangelo. Secondo me quest'anno c'è una notevole differenza tra le prime della classe e le ultime. Non fosse altro perché le ultime sono in evidente difficoltà economiche, quindi hanno dovuto ricorrere in grandissima parte a giovani. E quindi c'è una bella differenza, però sono d'accordo invece con quello che diceva, che tutte le partite sono difficili, no? Cioè, questo sicuramente, quindi vanno sempre affrontate con il massimo della convinzione e della determinazione, però non si può negare che le ultime sei non ci riservano avversari di particolare carisma o importanza, quindi questo va sfruttato. E anche se poi molto dipende dalle condizioni di forma, e quindi queste sono cose che sono imponderabili, non si possono valutare. Certo, in questo momento, per esempio, trovare l'Olbia è una squadra in forma, trovare la Viterbese, forse con Camilli presidente, se cominciano a prendere 3-0, ci sta che siano cambiati due allenatori, c'è il caso che sia meglio, ecco, però ecco, queste sono cose che si possono, a priori non si possono prestabilire.
Edoardo, dal punto di vista personale, cosa vuol dire per te essere rimasto all'Arezzo? Tanto noi l'anno scorso avevamo anche abbastanza criticato, al di là che sono cose vecchie, però il fatto che comunque avevi fatto bene, poi eri stato accantonato e noi non capivamo il motivo, magari non stavi bene, non lo so, però avevi fatto bene, no? Una serie di gare, quindi avevamo trovato strano questo. Sei stato comunque tra quelli che l'Arezzo ha voluto tenere e ti stai ritagliando un ruolo, perché alla fine, come ricordava Matteo, insomma, al momento sembri essere la prima scelta. Per me è un traguardo importantissimo, ottenere la conferma dopo l'anno scorso, che è stato un anno difficile dove comunque ho sempre lavorato, quando ho giocato ho anche dimostrato, per me la riconferma è stata veramente una grande soddisfazione e sono contento che gli addetti ai lavori, Gemmi, il direttore sportivo, ha visto questo mio impegno, perché poi alla fine, se andiamo a vedere, di partite non ne ho giocato così tante, però si è affidato a me e se ne sono molto contento. Giocare ad Arezzo per me è un motivo di orgoglio, anche per il tipo di piazza, per il pubblico, per i tifosi, per tutto l'ambiente. E, quindi cercherò sempre di dare il massimo e lo darò. Per me veramente stare qui è importante anche perché sono un ragazzo giovane e stare qui a 20 anni è una grande cosa. A proposito del DS, lo vediamo in panchina ultimamente. Ultimamente che, sì. Che importanza ha per voi questa presenza? No, è una persona con un carisma molto elevato, ha un grande carattere, quindi a noi ci dà una mano e ci dà veramente grossi stimoli. Infine con Giorgio vogliamo parlare di questa tua terza fatica della serie, il Cande Svizzeri, alla terza si pela il gallo, ecco, perché è l'ultimo. Ecco, esatto, questo è proprio un impegno, sì. Dopo tre basta, la terza si pela il gallo è un detto tipico aretino, che quando si pela si mette in pentola e quindi, voglio dire, non può più cantare. Però ecco, diciamo che ho fatto il canto del cane, come altri fa il canto del cigno con questo libro, ma lo dico anche con una certa serietà, perché in effetti, essendo l'ultimo, ho voluto anche dire qualcosa più anche di me stesso, insomma, oltre che le solite storie che ci sono di Arezzo da tramandare alla memoria di personaggi che secondo me lo meritano, personaggi che non sono, diciamo, tra virgolette, normalissimi, no? A parte tutto, ma io lo dico in senso molto positivo, no? Voglio dire, a me mi piacciono le cose un po' originali. Ecco, sono andato a cercare però dei tipi umani che rappresentano il meglio di noi. Oltre, naturalmente, poi ci sono VIP e NIP, personaggi noti e meno noti, e poi no, c'è anche qualcosa in più della provincia. Non mi faccio sfuggire neanche delle cose che sono accadute nel mondo, per dare un commento da un angolino tutto aretino, ma alle volte dalla provincia poi si vedono meglio certe cose, perché si vedono da più lontano. Ecco, dici un personaggio che c'è in questo libro? Beh, sono un centinaio di personaggi, c'è anche Eziolino, per c'è dire. Eziolino, no? Visto che siamo qui. Che cosa hai scritto di Eziolino? Non si può raccontare, va letto, francamente. Comunque io con Eziolino l'ho apprezzato per tante cose, certo anche lui era un personaggio originale, di quelli che piacciono a me, non poi calcisticamente non lo condivido, però mi piacciono molto più le idee di Sottili. Indubbiamente. Perché il Cande Svizzeri? Il Cande Svizzeri perché era un cane, questo è un cane storico che è esistito ad Arezzo, era il cane degli svizzeri, cioè di Cons, e era al canto dei Bacci, avevano il negozio insieme al corso. Il Cande Svizzeri era un cane, era un romolosso napoletano, un cane straniero che faceva paura, tant'è vero che ai bambini, che le mamme gli dicevano: guarda che se non fai il bravo ti faccio mangiare dal Cande Svizzeri. E allora in questo mondo, diciamo, pieno di diversi, in cui la paura del diverso, insomma, è molto forte, no? E comunque crea più o meno sottili inquietudini, il Cande Svizzeri mi è sembrato un titolo che è adeguato a raccontare la temperie dei tempi. Allora, Asca Edizioni sarà presentato venerdì prossimo alle 17.30 alla libreria Mondadori in via Roma ad Arezzo, e quindi insomma consigliamo essere presenti, e ci sarà anche l'editore, l'illustratrice Roberta Pagini insieme a Giorgio, quindi nuovi aneddoti, nuovi personaggi dopo gli altri due che hanno avuto un bel riscontro. Sì, prima addirittura l'ho ristampato, quindi ho avuto grosse soddisfazioni. E comunque ecco, l'editore ha voluto fare una trilogia
E io ho fatto una Treccani del sito che ormai ripeto che in questo caso non ha bisogno di essere aggiornata, ecco, insomma. Bene, io ringrazio Edoardo Masciangelo, grazie a voi. In bocca al lupo ovviamente per il futuro e per l'Arezzo, grazie al Matteo Marzotti, grazie, perché ci segue in replica, cioè alle 21 dopo di noi ci sarà Zona Dilettanti. Grazie a Giorgio Cioffini, a presto, buonasera.